E alla fine il Crotone ottiene tre punti importantissimi allo stadio Adriatico, qui dove aveva iniziato il campionato, almeno per quanto riguarda le prime tre gare casalinghe. Una partita non giocata benissimo dagli squali, neanche dalla Pescara, una partita bruttina, se dobbiamo dire la verità. Primo tempo meglio la squadra di casa, che ha rischiato di andare in vantaggio in due o tre circostanze. Il Crotone non è sceso in campo convinto dei propri mezzi, sarà stata anche le assenze di Crisetige e Falcinelli, ma non abbiamo visto una bella squadra, soprattutto rispetto alle ultime prestazioni che gli squali avevano fornito, soprattutto tra le mura amiche. Nella ripresa qualcosa cambia, l'atteggiamento è diverso, l'approccio è diverso, anche gli uomini, perché entra a Costia al 50° e prova a dare quella marcia in più che non avevano dato Trotta e Simi insieme, due centravanti pesanti, si sono un po' pestati i piedi, diciamo così. Dopodiché l'ingresso decisivo è quello di Tonev, che con un episodio, con un gran destro dal limite, sblocca la partita al 71°, una partita che andava sui binari del pareggio. Forse il Pescara avrebbe anche meritato qualcosa in più, grazie a Tonev con un destro appunto il Crotone la sblocca e poi riesce a gestire il vantaggio grazie anche all'espulsione di Ben Ali. Il Pescara rimane in 10, ovviamente gli squali gestiscono con relativa calma il finale e portano a casa tre punti fondamentali che però sono una magra consolazione viste le contemporanee vittorie di Empoli e Genoa. Comunque il Crotone prova a crederci ancora in queste ultime tre gare. Ascoltiamo l'intervista del dopogara. Voi la fate sempre semplice, secondo me. Una partita dove il primo tempo noi abbiamo fatto la partita ma non avevamo la velocità che siamo solite avere, perché comunque c'erano caratteristiche un po' diverse. Il Pescara si è giocato alla grande la partita, come è giusto che sia, però non abbiamo mai mollato. Il secondo tempo è stato più equilibrato, c'è stata la possibilità di inserire caratteristiche magari più basate sulla velocità. Chiaramente concedevamo qualcosa magari alla ripartenza del Pescara, ma a quel punto aveva un senso anche rischiare. E poi sono contento per Tonev, ha trovato il primo gol da quando è in Italia e l'ha trovato nel momento più opportuno. Bravo lui, perché questa settimana comunque si è allenato motivato e speriamo che possa dare il suo contributo da qua alla fine. No, è il discorso che non hanno... hanno fatto un gran lavoro ma non hanno lavorato nella possibilità di poter coordinarsi e lavorare con le ali in maniera più incisiva. Spesso non facevano magari movimenti in ritardo e questo ci mandava un po' fuori tempo. In parte però abbiamo goduto magari di una fisicità superiore rispetto alla struttura della loro squadra e quindi questo poteva permetterci anche di sfruttare dei calci piazzati con più qualità e più convinzione. Sono stati bravi il Pescara, non ripeto, a giocarsi la partita alla grande, ma siamo stati soprattutto bravi noi a vincere una partita dove era davvero difficile vincere, dando continuità a quello che stiamo facendo di veramente straordinario. Complimenti ai tifosi giunti in massa, perché in uno stadio del genere, dove magari poteva esserci un po' di demoralizzazione per la squadra di casa, hanno veramente aggiunto quella sensazione di impresa. Questo è poco ma sicuro. Mister, le chiedo se quindi non è stata una strategia quella di partire piano nel primo tempo e accelerare nel secondo tempo, e poi quanto ha pesato l'assenza di Crisetige e Falcinelli, soprattutto nella manovra, nella costruzione del gioco e nel tenere palla davanti. Ma no, adesso non mi interessa valutare quanto hanno pesato, perché comunque la partita l'hanno giocata e l'hanno giocata in maniera convincente, vincendola. Il primo tempo noi non siamo partiti piano, siamo partiti con un baricentro molto alto, schiacciandoli. Il Pescara aveva difficoltà a costruire gioco come abitualmente è solito fare, merito nostro che avevamo un baricentro, un'aggressività importante, ma nelle giocate siamo stati poco veloci a ribaltare l'azione e questo ci ha un po' tolto. Dovevamo più che altro magari palleggiare con più velocità e spostare il gioco da una parte all'altra, cosa che non abbiamo fatto con grande continuità. In secondo tempo chiaramente abbiamo optato per poter valutare se attirandoli un pochino di più verso di noi potevamo avere più spazio da attaccare dietro, ma non l'abbiamo fatto in maniera continua. Poi abbiamo optato di nuovo per rialzare il baricentro e andarli a prendere nella costruzione contro quando costruiva il loro portiere. Abbiamo messo caratteristiche diverse, più basate sulla velocità. Chiaramente abbiamo concesso qualcosa in ripartenza, ma era giusto farlo. Ma non mi aspettavo magari la vittoria del Genoa, questo no. Però nelle ultime partite non mi aspettavo diverse cose, quindi è inutile perdere tempo. Conviene invece aspettarsi la prestazione del Crotone, che veramente sta facendo secondo me qualcosa di bellissimo, sta scrivendo una pagina importantissima. Domenica per noi arriva una squadra tra quelle che chiaramente ha una fisicità maggiore, ma
non conta più secondo me tanto. Però ricordo che l'andata, il Crotone fece un gran primo tempo contro l'Udinese. Sì, ma questa, cioè, al ritorno dovremmo essere bravi a fare tutti e due i tempi e soprattutto giocarci la partita senza... magari non ce la faremo a vincere, magari aumenterà il distacco, magari diminuirà. Siamo stati al Palamilone, dove si sono tenute le finali del campionato Piccoli Amici, Pulcini e Juniores di calcio a 5, un evento organizzato da varie scuole calcio che ha fatto sì che tantissimi ragazzini si divertissero. Sì, abbiamo pensato insomma a questo campionato che abbiamo denominato Noi Amici, proprio perché ci siamo trovati questi amici e abbiamo in poco tempo detto sì a questa manifestazione, che speriamo di farla diventare più importante. Oggi è una bellissima presenza di pubblico, una cornice veramente importante, e si vede poche volte nel Palamilone tutta questa gente. L'obiettivo principale era quello di fare divertire i nostri ragazzi, di farli conoscere altre realtà, altri ragazzi di altre società, e ci siamo riusciti, insomma, anche perché poi sostanzialmente è stato organizzato tutto tramite con le nostre forze, con i nostri sacrifici. Quindi. Allora, rappresento l'oratorio di San Paolo, sono Paolo Scandale, ringrazio Mister Nino, vincitore della categoria Juniores. Vabbè, ringrazio soprattutto perché grazie a lui, che è stato il promotore di questa iniziativa, siamo tutti qua, abbiamo fatto divertire tanti bambini, ecco. Grazie Mister Nino. È andata bene, abbiamo fatto la finale Pulcino, l'abbiamo vinta, ma non era lo spirito quello di vincere o perdere la finale, era quello di far divertire i ragazzi, e grazie a tutti questi amici ci siamo riusciti, vedendo anche il pubblico che è qua sopra, quindi il bello è stato proprio questo, far divertire i ragazzi, e viva lo sport. Sì, insieme a Nino abbiamo avuto questa idea, poi abbiamo chiamato i nostri amici qua presenti per più che altro per incontrarci un po' anche fra di noi. Abbiamo fatto tre categorie, dai piccoli amici ai pulcini alla categoria juniores, dove fra parentesi a vincere è stato lo sport, perché fra di noi è stata tutta una giornata di festa. Questo campionato è durato circa 3 mesi, quindi non è solo una giornata, ma ci siamo veramente divertiti anche nelle precedenti partite, sui vari campi. Bastava una telefonata e via, si organizzava la partita. Quindi ringrazio qua tutti i partecipanti e soprattutto i bambini che hanno preso parte a questo campionato. Giuseppe Noce, parrocchia Fondo Gesù. Anche lei ha partecipato con una propria squadra. Sì, una squadra di Pulcini, purtroppo siamo arrivati soltanto in semifinale, l'abbiamo persa ai tempi supplementari, ma la cosa bella, sono rimasto anch'io sorpreso per la cornice di pubblico, tutte le famiglie, i bambini. Sono contento perché era una cosa che abbiamo pensato insieme, la prima volta che ci siamo messi insieme. Penso che il titolo Noi Amici, non soltanto i bambini ma anche e soprattutto noi grandi, fare amicizia tra grandi, tra quelli che poi dopo hanno la responsabilità, portano avanti le cose, l'esperienza da ripetere, sicuramente dà anche da far crescere nel tempo. Grazie a tutti. Grazie. Luigi Sorbara, rappresento la scuola calcio Fratelli Bandiera. È lo spirito dei bambini di divertirsi, è stata una bella esperienza. Sì, questi 3 mesi di sto campionato che abbiamo organizzato tra di noi, e speriamo il prossimo anno di rifarlo di nuovo tutti insieme e fare una festa come abbiamo preparato per stasera, e stare tutti insieme, socializzare e far conoscere un po' lo sport ai bambini.